Un tiepido sole ha fatto da giusta cornice per l'ultimo saluto a Franco Costa, molto conosciuto nell'ambiente giornalistico sportivo per aver nel corso degli anni Ottanta raccontato le gesta sportive delle squadre torinesi Juventus e Torino. Costa era famoso per le cronache mandate in onda dal telegiornale regionale di Rai 3. Il cronista si è spento domenica 21 gennaio all'età di 77 anni per una malattia degenerativa nella residenza integrata sociosanitaria Nuovo Baulino. Il torinese Franco Costa inizia a lavorare per i giornali negli anni 70, quindi viene assunto in Rai nel 1980, dove è rimasto fino al 1999. Molto conosciuto dal TG regionale, il suo nome resta legato alle interviste del dopopartita. Con professionalità ha riportato curiosità e retroscena dei grandi nomi del calcio. Ha intervistato personaggi del calibro di Gianni Agnelli e Michel Platini. È stato anche inviato di 90° minuto. Ha scritto un libro sul proprio rapporto con l'avvocato Agnelli e la Juventus. A dare l'ultimo saluto a Franco erano presenti i suoi familiari e il dirigente sportivo del Torino Calcio, Antonio Comi, oltre a qualche collega che per molti anni ha condiviso il suo stesso mestiere.